Amici, buongiorno e bentornati sul mio canale. Vi devo assolutamente parlare di Trastevere, una delle canzoni che è comparsa nell'edizione rieditata e allungata di Rush dei Maneskin. Perché vi devo parlare di Trastevere? Perché al contrario di quanto uno potrebbe pensare banalmente dal nome, Trastevere, l'ho detto alla romana, no, vabbè, Massimo falciatemi per questo accento un po' così alla cazzo, ma Trastevere è una canzone in inglese, è una ballad, chitarra e voce che adesso andiamo ad ascoltarci insieme. È una canzone abbastanza datata, ma hanno deciso di buttarla fuori in questo nuovo pacchetto rieditato di Rush per praticamente darla in pasto a più gente possibile. L'avevano già eseguita live, anche questa. Sentiamo se sono riusciti su disco a replicare le stesse emozioni che avevano dato anche nell'esecuzione dal vivo, appunto. Buttiamoci sull'ascolto. La pubblicità è l'anima del commercio. Andiamo il mouse qua vicino, così posso fare quello che mi pare. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. The touch of an angel, the taste of a drug, the look of a stranger who has seen too much. Allora, suono della chitarra acustica di Thomas, fighissimo, della chitarra con la parte bassa, mi piace perché è bello compresso, ha un attacco proprio pam pam come piace a me, voce di Damiano che parte subito, questa è una cosa che non sempre viene fatta, soprattutto in questo genere, e mi garba molto. Nothing comes for free, but you can pay with your heart if you got one. Tell me all your questions, all you got to ask. Says leaking his fingers and shuffling. Allora, non vorrei sbagliarmi, ma il suono della chitarra di Thomas mi ricorda un po' una 12 corde, però non lo so, se qualcuno sa con che strumento è stata registrata questa canzone, me lo scriva, me lo dica. L'ho buttata lì, non so, sulle acute mi sembra che abbia un po' accesso un po' quel suono sdoppiato classico, tipico da chitarra 12 corde, ma non... Bah, se lo sapete, ditemelo. I'll give you the talent, you can give me your life if you got one. I swear to God that from tomorrow there will be no more pain, I will cancel. Allora, al contrario delle altre canzoni che, come ho sempre detto, hanno un clima molto internazionale, non vorrei dire un'eresia, ma questa mi sembra molto più italiana come mood. Non so come spiegarmi, ma mi ha ricordato un po' di più il... non lo so, la tradizione del cantato italiano classico, ecco, classico non nel senso di musica classica, ma più tradizionale, diciamo. Non so se anche a voi è rimasta questa idea strana, meno inglese come linea, scelta melodica. Sì, sì, è molto musica popolare quasi, non so di dove, ma molto musica popolare. La chitarra che danza, sembra danzare un po' insieme alla voce, no? In questo scambio di informazioni, scambio di battute, e addirittura vanno all'unisono su alcune parti che le rendono speciali, perché è come se si prendessero per mano. The touch of an angel, the taste of a drug, the look of a stranger who has seen too much. Nothing comes for free, but you can pay with your... Ecco, sarò ridondante, ripetitivo, tutto quello che vi pare, ma secondo me l'ausilio di una seconda voce, soprattutto in brani così, diciamo, scarni di strumentazione e di accompagnamento, diventa abbastanza fondamentale. Infatti qui c'è una riproposizione di una seconda voce, anche qui più bassa, che rende il tutto molto più pieno, molto più corposo come suono, molto più avvolgente a 360 gradi, con quella voce bassa e così calda, ok? Che accompagna la voce un pochettino più acida, tra virgolette, di Damiano, e leggermente distorta. If you got one, tell me all your questions, so you got to ask. He's leaking his fingers and sh-
shuffling the cards, I'll give you the time. Cioè, questo è un brano proprio tipico da grande arena, chitarra e voce in mezzo all'arena e tutta la gente che canta con le lucine accese, tutti insieme all together now, felici, sovrastando l'artista. You can give me your life if you got one. I swear to God that from tomorrow there will be no more pain. I will cancel your name from each one of my songs. Sentite che la seconda voce non se n'è più andata, è entrata ad un certo punto per dare praticamente una sorta di, come dire, di aumento di intensità al brano, e da quel momento lì non è più uscita e sta ricoprendo un ruolo abbastanza fondamentale, secondo me, in tutta questa parte dove sta lavorando in sincronia con Danilo. Ecco, quei pezzi lì, no? Dove c'è praticamente la chitarra, la seconda voce e la voce principale di Damiano che vanno avanti all'unisono, no? Si prendono a braccetto e stanno andando, si portano al riff successivo. A me piacciono molto quelle cose lì, questi giochi di strumenti insieme. L'assolino di Thomas, anche qui lo faccio andare così non lo interrompo, chiaramente tutto quanto in acustico. Assolo accompagnato come sottofondo, in questo caso dalla voce che funge praticamente da coro, da tappeto ritmico. Si sono invertite le parti, la chitarra diventa lo strumento principale in quel momento lì e Damiano si mette dietro e da spalleggia praticamente Thomas in questo momento solitario. Che dire di Trastevere? A parte il fatto che milioni di persone sapranno finalmente che cos'è Trastevere, credo, o perlomeno andranno a cercarsi la pronuncia di questa località così particolare, la canzone in sé è una bellissima ballad all'italiana, non per niente arriva da un repertorio leggermente più vecchio rispetto ai brani un po' più di area internazionale recenti, diciamo. Se devo dirvi un parere sincero, questa mi è piaciuta di più dopo qualche ascolto, l'ho apprezzata un po' di più dopo qualche ascolto perché sono andato ad ascoltare appunto delle finezze tecniche che c'erano all'interno del brano che mi hanno portato un po' più nel mood. L'avevo sentita live, era molto carina, ma qui bella, mi piace, ve l'ho detto. Poi il contesto è quello proprio di una grande arena con tanta gente che canta e loro che sono lì da soli, quasi in un momento di meditazione, ok, insieme al loro pubblico. La canzone direi decisamente promossa, sono canzoni che piacciono a me, nel contesto ci stanno, una ballatina ogni tanto senza basso, senza batteria, ci sta, ce la buttiamo dentro che fa sempre bene. Se vi è piaciuto il brano scrivetelo qua nei commenti, se vi ha fatto cagare scrivetelo qua nei commenti, sempre garbatamente chiaramente, se no inizierò a bannare perché sono diventato un dittatore, quindi inizierò a bannare tutti quelli che diranno dei pensieri completamente scomposti o senza senso o citando personaggi strani o dicendo parolacce o dicendo che loro sono i migliori, che capiscono tutto e gli altri non capiscono niente. Farò una vera e propria epurazione del personale che scriverà male qua sotto. Quindi state attenti a quello che scrivete. Se vi è piaciuto il video, super like, iscrivetevi al canale, come al solito attivate la campanellina, almeno rimanete sempre aggiornati su tutte le uscite che faccio sul canale. E ci vediamo al prossimo video. Stay rock!